Oggi vorrei parlare della virtù della fede, insieme con la carità e la speranza. Questa virtù è detta teologale. Le virtù teologali sono tre: fede, speranza e carità. E perché sono teologali? Perché la si può vivere, questa virtù, le tre virtù teologali, solo grazie al dono di Dio. Le tre virtù teologali sono i grandi doni che Dio fa alla nostra capacità morale. Senza di esse noi potremmo essere prudenti, giusti, forti e temperanti, ma non avremmo occhi che vedono anche nel buio, non avremmo un cuore che ama anche quando non è amato, non avremmo una speranza che osa contro ogni speranza. Che cos'è la fede? Questa domanda, cosa è la fede? Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice, ci spiega, che la fede è l'atto con cui l'essere umano si abbandona liberamente a Dio. In questa fede Abramo è stato il grande padre quando accettò di lasciare la terra dai suoi antenati per dirigersi per la terra che Dio gli avrebbe indicato. Probabilmente sarà stato giudicato folle, perché lasciare il noto per l'ignoto, il certo per l'incerto, ma perché fa quello? È pazzo, no? Ma Abramo parte come se vedesse l'invisibile. Questo dice la Bibbia di Abramo. Andò come se vedesse l'invisibile. Bello quello. E sarà ancora questo invisibile a farlo salire sul monte col figlio Isacco, l'unico figlio della promessa, che solo all'ultimo momento sarà risparmiato del sacrificio. E in questa fede Abramo diventa padre di una lunga schiera di figli. La fede lo ha fatto fecondo. Uomo di fede sarà Mosè, il quale, accogliendo la voce di Dio, anche quando più di un dubbio poteva scuoterlo, continuò a restare saldo e a fidarsi del Signore e persino a difendere il popolo che invece tante volte mancava di fede. Donna di fede sarà la Vergine Maria, la quale, ricevendo l'annunzio dell'angelo che molti avevano liquidato perché troppo impegnativa e rischiosa, risponde: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E con il cuore pieno di fede, con il cuore pieno di fiducia in Dio, Maria parte per una strada di cui non si conosce né il tracciato né i pericoli. La fede è la virtù che fa il cristiano. Perché essere cristiani non è anzitutto accettare una cultura con i valori che l'accompagnano, ma essere cristiano è accogliere e custodire un legame con Dio. Io e Dio, la mia persona e il volto amabile di Gesù. Questo legame è quello che ci fa cristiani. E a proposito della fede viene in mente un episodio del Vangelo. I discepoli di Gesù stanno attraversando il lago e vengono sorpresi dalla tempesta. Pensano di cavarsela con la forza delle loro braccia, con le risorse dell'esperienza, ma la barca comincia a riempirsi d'acqua e vengono presi dal panico. Non si rendono conto di avere la soluzione sotto gli occhi. Gesù è lì, con loro sulla barca, immerso alla tempesta. E Gesù dorme, dice il Vangelo. Quando finalmente lo svegliano, impauriti e anche arrabbiati perché lui li lascia morire, Gesù li rimprovera: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Ecco dunque, la grande nemica della fede non è l'intelligenza, non è la ragione, come ahimè qualcuno continua ossessivamente a ripetere. Ma il grande nemico della fede è la paura. Per questo motivo
la fede è il primo dono da accogliere nella vita cristiana, un dono che va accolto e chiesto quotidianamente perché si rinnova in noi. Apparentemente è un dono da poco, eppure è quello essenziale. Quando ci hanno portato al fonte battesimale i nostri genitori, dopo aver annunciato il nome che avevano scelto per noi, si sentono sentire interrogare dal sacerdote. Questo è successo nel nostro battesimo. Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? E i genitori hanno risposto: la fede e il battesimo. Per un genitore cristiano consapevole dalla grazia che gli è stata regalata, quello è un dono da chiedere anche per suo figlio, la fede. Con essa un genitore sa che, pur messo alle prove della vita, suo figlio non annegherà nella paura. Ecco, il nemico è la paura, no? Sa anche che quando cesserà di avere un genitore su questa terra, continuerà a avere un Dio Padre nei cieli che non lo abbandonerà mai. Il nostro amore è così fragile e solo l'amore di Dio vince la morte. Certo, come dice l'Apostolo, la fede non è di tutti, e anche noi che siamo credenti spesso ci accorgiamo di averne solo una piccola scorta. Spesso Gesù ci può rimproverare, come fece con i suoi discepoli, di essere uomini di poca fede. Però è il dono più felice, l'unica virtù che ci è concesso da invidiare, perché chi ha la fede è abitato da una forza che non è solo umana. Infatti la fede innesca la grazia in noi e dischiude la mente al mistero di Dio. Come disse una volta Gesù: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Perciò anche noi, come i discepoli, ci ripetiamo: Signore, aumenta la nostra fede. È una bella preghiera. La diciamo tutti insieme: Signore, aumenta la nostra fede. La diciamo insieme: Signore. È troppo debole, un po' più forte. Signore. Grazie.